tante opere, un furto non recente nel 76, come si fanno a recuperare dopo così tanti anni? Allora i mezzi informatici anche per catalogarle non esistevano, adesso sì, ovviamente. Allora, diciamo che è stata fondamentale quella che è stata la catalogazione che venne fatta negli anni 70 di questo patrimonio. E questa catalogazione è poi confluita al momento dell'informatizzazione nella banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, che gestiamo noi carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale, che è stata utilizzata poi per fare le attività di indagine comparative di questi oggetti che sin dal 2003 noi abbiamo rintracciato sul mercato, quindi sia sul mercato antiquariale, sia presso mostre organizzate da musei privati, sia presso cataloghi d'asta, sia presso case d'asta. Quindi la catalogazione è stato il passo fondamentale e la successiva informatizzazione è stata un elemento importante in questo tassello. Naturalmente, questa attività ha avuto la fondamentale collaborazione degli storici dell'arte del Ministero dei Beni Culturali, che ci hanno aiutato nel tempo con specifiche segnalazioni a rintracciare questi oggetti in questi ambiti dove noi poi abbiamo operato. In possesso molto spesso, in questo caso come in altri, di antiquari, ma gli antiquari collaborano? Beh, normalmente sì, anche nel loro specifico interesse. Tenete presente che quando trascorre così tanto tempo, normalmente i detentori di questi oggetti sono in buona fede perché hanno avuto molteplici passaggi di mano. Quindi ciò che gioca a nostro favore in questo ambito è che i beni di proprietà dello Stato sono ontologicamente inalienabili. Pertanto anche il detentore in buona fede poi è tenuto per la legge italiana a restituirlo. Diversamente è il caso in cui queste opere poi vengono trovate all'estero dove si avviano poi delle trattative con i paesi a livello internazionale e con rogatorie internazionali per cercare poi di vedere se si riesce o meno a riportare a casa le nostre opere. Lei ha detto prima che negli anni 70 ci sono stati molti furti in ambito dell'arte, nel campo dell'arte. Come mai? Beh, diciamo che in quegli anni il mercato probabilmente consentiva di immettere sul mercato opere di questo genere. Poi in quegli anni le misure di sicurezza che interessavano i musei erano sicuramente inferiori di quelle di oggi. Tra l'altro noi Carabinieri della Tutela del Patrimonio Culturale da qualche anno ci occupiamo specificamente anche di svolgere un'attività di consulenza presso le strutture museali sulla sicurezza delle strutture stesse. Quindi diamo poi dei suggerimenti importanti per adeguare i musei al rischio criminale. Quante sono le persone coinvolte, nel senso? In questo ambito noi abbiamo deferito all'autorità giudiziaria quattro persone, tra commercianti e privati. Le pene erogate? Si tratta normalmente di ricettazione. Ricettazione, beh.